la mia città. La rivedo dopo quasi 5 anni. 5 anni di tormento. Tutto sembra svanire nel tempo. La fuga dall'Italia, la legione. Tutto il mio passato è qui. Quel passato cui sono avvinto come da una catena. Bisogna che io sappia, a qualunque costo. Ehi, ragazzi! Mi dispiace. L'ordine è stato confermato. Non si può scendere a terra. Nessuno può scendere a terra! Maresciallo, io devo scendere. No, non ci sono casi personali. Maresciallo, piantala! Mettetevi il cuore in pace. Si riparte domattina. Ci consoleremo a Porto Santo. Scusi, signor. E perché noi in Indocina con los ribeles? Es mejor. Fermo usted. Ah, amigo. Avanti, smettetela, su. Via voi, basta, via. Maresciallo. Ancora? Fra pochi mesi avrò finito i 5 anni di fermo. Con questo? Avrei potuto finirli in Algeria, invece sono volontario in Indocina. Vuoi una medaglia? Ma no, mi sono imbarcato solamente perché sapevo che passavamo per Napoli. Vi do la mia parola che fra 2 ore sarò a bordo, ma devo rivedere una persona. Donna, non mi riguarda. A terra non ci vai, nessuno ci va. Io devo scendere. Fatti figlia! Ti stai scordando che sei della legione e che questa è un'uniforme. Prendetelo! Prendetelo! Hai proprio voluto scomodare la corte marziale. Cabina di isolamento. Portatelo via! Non ti muovere. Senti, Roy. Non ti avvicinare. Roy, io devo scendere a terra. Per 2 ore, ma devo scendere. E io devo spararti addosso se tu cerchi di scappare. Roy, pensa, se tu avessi la certezza di poter ritrovare questa sera. Non domani, non un altro giorno, ma stasera. Una persona che altrimenti non sapresti come ritrovare. Cosa faresti? Se ti fossi imbarcato solo per questo, per poter scendere in questa città, dopo 5 anni, 2 ore. Proprio a me doveva capitare di portarti la cena. Roy. Su, dammi un pugno. Ma che dici? Sarò mica il tipo da far scappare qualcuno così. Su, dai. Ma che dici? Sei pazzo? Roy. Regolati. Ti do 2 minuti, poi do l'allarme. Lasciala. Sbrigati. Addio, Roy. Grazie. Good luck, pal.
Allarme, allarme! Il legionario Ronchi è scappato. Mi seguiamo. Inseguiamolo! Un momento, cosa volete fare? Non potete inseguirlo in territorio italiano. Mi rivolgerò alla polizia. Non si può se lui è ancora cittadino italiano. E allora cercherò di ritrovarlo ugualmente. Vado alla capitaneria di porto per un permesso. Voi due siete troppo amici di quel matto e certo sapete qualcosa e verrete con me. È meglio per voi se lo ritroviamo. Avanti! La porta. Grazie. Sì. Sì, Felice Vanugeri. Grazie, Dani. Sì, di Mergellina. Signori, come l'ho detto? La casa di Maria. Fra un istante la rivedrò. Ma mi avrà atteso. Ho creduto morto. Sarà forse di un altro uomo. Che cosa desiderate? La famiglia Raneri. Qui non c'è nessuna famiglia Raneri. Qua ci abito io. Serve altro? Non c'è. Se ne sono andate. Quando? 5 anni fa. E dove? Al tempo del processo. E da allora non le avete più viste? No, né la madre né la figlia. E voi chi siete? Un parente? Signor Walter, siete proprio voi. Sì, dov'è Maria? Maria, dopo 5 anni, ma chi l'ha più vista qui? Gesù mio, con quello scandalo, chissà dove sono andate a finire lei e la mamma. Povero figlio, capisco quello che provate. E se vi pigliano? Sono 20 anni che dovete scontare. Per carità, andatevene subito. E mio fratello? Sandro. E chi ne sa più niente? Ne succedono di cose in 5 anni. Per me non è cambiato niente. Tanto. A che vi serve? Siete arrivato con il piroscafo? Ritornate all'estero? Che Dio vi accompagni e state attento! Sì, ho capito. Va a vedere e lascia passare. Va bene, subito. E come si chiamava questo locale di cui parlava? Alhambra Vitale. Alhambra? Sì, Alhambra. Bene, andiamo. Signori,
da che la parte. Perché? Hai visto qualcuno tu? Qualcuno che scappava? Io mi faccio i fatti miei. Questi non sono fatti tuoi? Allora cagniamo discorso. Di, ma se non lo troviamo? Tenissimo l'ucerina, per favore. Ehi, noi! Andiamo! Venite, vi accompagno. È qui che ho conosciuto Maria. Non posso rassegnarmi, rinunciare alla speranza che mi ha fatto vivere e resistere per 5 anni. Questa è l'unica traccia. Sulla Napolina vuota, era semplice e sincera, tutta gente senza ballera. Buonasera. Buonasera. Accomodi, prego. E donna Matilde? Non c'è, l'ho comprato io. Ho comprato io il locale da 3 anni. Scusate. Prego. Signor Walter, sono Amedeo, vi riconoscete? Ah, sì. Donna Matilde si è ritirata in campagna, sta vicino Caserta. Potete fermarvi un momento, qui non viene nessuno. Una mezza birra, qualche cosa, prego. Qui va tutto male adesso. Questa è una forestiera, non ci sa fare. Vi ricordate che Allegri allora era un porto di mare? Ma voi, da dove venite? 5 anni fa, al concorso della canzone, tu c'eri. E come, mancavo io? Mi ricordo pure che quella sera... Amedeo! Ecco, vengo! Simpatica, il concorso della canzone. Che serata, che serata. Non c'è più speranza. Tutto finisce qui, dove era incominciato quella sera. La radio. Sì, come onda corta. Brava, brava, bravissima. Beh, nessuno applaude. È un applauso di addio. Questa volta tocca alla signorina Maria Raneri. Maria. Tocca a me essere emozionata. Mi raccomando, cara. Auguri. Grazie. La signorina Maria Raneri? Sì. Lei canta? Con tutta l'anima. Sì, capisco, ma il titolo? Con tutta l'anima. Prego. Spero. Dalle vuote parole passa grigio ogni dì. Parlato di passione, di carezze senza fine, ma il mio cuore non è qui, come d'aria di sole, ho bisogno d'amore, ed una voce mi ripete che l'amore sospirato non potrà tardare ancora. No. Non so che nome avrà, non so che volto avrà, ma so che un giorno apparirà sul mio cammino.
dall'Australia. All'Australia? Mamma mia, così lontano. Ti ho portato un bel regalo. Grazie. Attenzione che porta scalogna, eh. Gesù mio. Dalla Maria, mi dica la birra. Telefona che la portino subito, che ci vuole? Signor Walter, come va, mi bene, grazie, bentornato. Devi telefonare che portino la birra. Chiaro, chiaro. Dopo me lo dovete raccontare tutte le vostre avventure. Adesso vai, dai. Che simpaticone. Chiaro, chiaro, sto andando. Applaudi? Walter! Mi hanno detto che eri qui e allora... Maria, avevo torto io. È stato un vero successo. Sei stata proprio brava. Giovanni Millo! Io non ne avrei dubitato. Senti, lei è... Maria. E lei è Walter. Oh, il famoso Walter. Finalmente è tornato. Sì, proprio lui. Dopo 2 anni. Sono così contento che tu sia tornato. Ci sposiamo presto. Prestissimo. Almeno spero. Ricordi quello che pensavo delle donne? Già. Maria, vedi, è una donna... diversa dalle altre. Me l'hai scritto tante volte. Ah, già, tu dovrai aiutarmi a convincere donna Teresa. Non vuol fissare ancora il giorno delle nozze. Chissà poi perché. Sia comodi, tenente. Grazie. Signorina, che bella voce avete. Voi farete una gran carriera, vero? Ma non festeggiate. Cosa posso offrire? Lei signora? Ma che lei, ma che signorina, ti pare Maria? Qui ci vuole lo spumante, sono io che offro. Già fatto. Vada signora. Se permettono, vorrei esprimere l'ammirazione della giuria e salutare uno dei miei migliori ufficiali. Come va, Ronchi? Era ora di tornare a Napoli con la vecchia Mendoza. Tra le mie navi è quella che ha viaggiato di più. Ah, sì, sì, sta ancora a galla. Il mio armatore, Filippo Lanza. Ah, don Filippo Lanza, un pensiero squisito. Vi prego, accomodatevi. No, per carità, lei è a capotavola. Permette? Come membro della giuria non posso anticiparle il giudizio finale, ma... Siete veramente gentile. Al sicuro successo di sua figlia, signora. Grazie. E alla nostra felicità, se non vi dispiace. Anche al tuo ritorno, Walter. Grazie. Evitavo con menzogne e pretesti d'ogni genere di rivedere Maria. Non dovevo. Non volevo rivederla. Ma un giorno... Buongiorno, Maria. Buongiorno, Walter. Torni a casa? Sì, subito. Un aperitivo posso offrirtelo, spero. Grazie. Buongiorno, signore. Buongiorno. A proposito, devo rallegrarmi con te. Sandro mi ha detto che hai vinto il concorso. Sì. E canterai alla radio? Oh, ci vorrà del tempo. Commissioni, audizioni di prova. Speriamo. I signori desiderano. Cosa prendi? Un'aranciata. Allora, per la signorina un'aranciata e per me... Un perno. Come lo sai? Oh, so molte cose sul tuo conto. Per esempio? Sei superstizioso. Racconti bene le storielle allegre. Mm-hmm. Ti piace moltissimo la musica di Mozart. E le frandole ti danno l'orticaria. Mio fratello parla troppo. Ma scrive anche. Anch'io so molte cose sul tuo conto. Per esempio? Ti piace la musica americana. Non puoi soffrire chi racconta le storielle allegre. E le fragole ti danno l'orticaria.
conosciuto mio fratello. Adesso mi dai del lei. Già, scusami. Dove vi siete incontrati? Un anno fa, in treno. Era Ferragosto. Ferragosto, dunque, vediamo un po'. Ferragosto... Ah sì, ero in mezzo all'Atlantico, niente ragazze. Ma sentir Sandro non deve capitarti spesso. Beh, per Sandro chiuso sempre in quel suo ufficio turistico, io sembro una specie di Errol Flynn. Per quanto alle volte è proprio come al cinema. E a Napoli? Nessuna che ti aspettava? No, solo un fantasma. C'era la guerra allora, dovevamo sposarci, ma un bombardamento... Vecchia storia. Era bella. Adesso se ti guardo, non lo ricordo più. Quando riparti? Presto. Ho già deciso di ripartire. Addio, Walter. Ancora un po' di cognac? No, grazie. Così volete proprio ripartire? Sì, subito. E perché? La mia nave, lo sapete, rimarrà in bacino almeno 3 mesi. Non mi va di star fermo tanto tempo. Preferisco ripartire al più presto. Ma se è un anno che mi chiedete una licenza. Qual è il vero motivo? Non c'è un altro motivo. Non volete assistere nemmeno al matrimonio di vostro fratello? Si sposa, no? Che c'entra questo? Oh, niente. Mi figuravo che... Signor Filippo, c'è quella donna. Allora, caro Ronchi, non vi prometto nulla. Non posso scombinare 10 equipaggi per un vostro capriccio. Staremo a vedere, eh? Arrivederci. Va bene. Buongiorno. No, no, da questa parte, prego. Magari rivediamoci giovedì prossimo alle 10. Giovedì? D'accordo. Avanti. Si accomodi. Avanti. Dunque, voi proprio non potete andare avanti con la pensione che i cantieri Lanza vi passano per il vostro defunto marito. Don Filippo mio, ve l'ho detto un'altra volta, non sono io, sono i tempi. Ma che ci faccio con 5.000 lire al mese? Sedete. Grazie. Vanno bene? Che ne dite di queste rose? Ah, quando sono belle. Chissà quanto costano. È un regalo che vi hanno fatto? No, che voglio fare. Allora le mando? Sì, ecco il biglietto. Donna Carmela, a voi piace prendere il fresco la sera davanti al vostro basso, eh? Ah, perché mi avete visto l'altra sera? Che automobile, Don Filippo mio! E come si pavoreggiava Donna Teresa! Ah, sì, eh? Io Donna Teresa la conosco bene. Sì, tiene quella gioia di figlia. Noi abitiamo porta a porta, voi l'avete visto. E allora... Sentite. È la seconda volta. Devi rimandarglieli! Ho detto di no! Mamma, se Sandro pensa che... Non c'è niente di male. Ecco qua. Infiniti rallegramenti per la meritatissima vittoria. Ed altrettanti auguri per l'immancabile luminosa carriera. Filippo Lanza. Che c'è di male? Ah, non c'è niente di male. A voi, 1 milione di Filippo Lanza, vi stanno accecando. Che intendete dire? La verità è che voi siete sospettoso, meschino e soffrite di mania di persecuzione. Sì, signore, sono stata io la prima ad aprirvi la porta di casa mia. Lo sapete. Ma ho visto che la felicità di mia figlia voi non potrete farla mai. Questa è la verità. E tu? Che dici tu? La pensi come tua madre? Sandro, calmati, ti prego. Rispondimi. Rispondimi! Sandro! Gesù! Che è successo? Donna Teresa. Entrate. Sono andata a discutere per la mia pensione. E quando Don Filippo ha sentito che io sto qua, a Piazzetta Vecchia, mi ha detto di darvi questa. Grazie. Accomodate. Grazie.
E perché questo invito? Don Filippo ci conosce appena. Ma come? Se Don Filippo ha telefonato davanti a me, al direttore della radio, l'ha invitata apposta per Maria. E perché? Ma che vi siete messi in testa, Gesù? Così, per gentilezza. Certo, Don Filippo è molto gentile con noi. Ma appartiene a un altro ceto, è un uomo di mondo. Mentre noi... Ma che altro ceto, per carità? Maria è una ragazza che si merita questo e l'altro. E poi, donna Teresa, volesse il cielo, voi rifiutereste per genere uno che tante ragazze della migliore società napoletana si piglierebbero prima e mo. Davvero? Io per esempio non me lo prenderei. Senti mamma, io a Villa Lanza senza che Sandro lo sappia non ci vengo. Tu farai quello che io deciderò. Sandro lo deve sapere. Non ce n'è bisogno. Mamma, accompagnata da tua madre, tu puoi andare dovunque. Che posto meraviglioso. Lei è un uomo che sa vivere. Non è vero che io tenga il denaro. Il denaro non è che un mezzo per godermi cose come queste. Amici, vi avevo promesso una sorpresa. Maria Ranieri. Non c'è, non c'è nemmeno sua madre. Beh, poco male, torneremo più tardi. Ma dove sarà andata? Sono andate via in macchina. Come? Sandro, fermati! Cosa vuoi fare? So dove è andata. A casa di quel farabutto. Ma c'è sua madre con lei. Sua madre? Vieni, ti accompagno. No, tu non c'entri. Su, andiamo. Come potrò ringraziarvi? Lo avete già fatto. Non capisco. Non siete qui? Siete gentili. Sapete preparare cocktails? No, mai bevuto cocktails in vita mia. Direttore decidesse di sì, non è che poi commissioni e esami... Signora, non posso fare promesse. Stia tranquilla, signora. Se sua figlia ha una bella voce, andrà tutto bene, vedrà. E adesso una conga! Un momento. Cara Maria, ora tocca a lei. E all'orco. Incantatelo. Ci proverò. Deve cantare meglio di quella sera. Amore, che cos'è? Un desiderio e nulla più. Sì, che posso dire io di te? Grazie per me. Ciò che di me vuoi chiama dire subito tu. L'autista. Di me che pensi, non lo so. Eppure, nonostante ciò, non ci sei che tu. Solamente tu. Desidero parlare col signor Lanza. Il signore è atteso. Sono un ufficiale della società, tenente Ronchi. Piacente, ma io non... Sì, amico. Avvertite la signorina che sta cantando che siamo venuti a prenderla. Posso farlo? Ma signore, lasciami passare, ci spacco. Che succede, Ronchi? Questa vita, amore, non voglio. Questi due vogliono per forza... Un momento. Qui c'è la mia fidanzata. La signora Ranieri e sua figlia sono mie. Chiamatela subito. Sentite, Ronchi. Se vostro fratello è un irresponsabile... Lasciatelo. Andatevene se volete evitare uno scandalo. Non per me, per lei. Andiamo, andiamo. E ricordatevi, abbiamo un appuntamento domani. Certo, alle 10. Solamente tu. Tutto il resto e niente, non ci sei.
Hai ragione tu, così la perdo. Lei non c'entra, è la madre. Senti, che faccio? Vado subito da Maria e le chiedo di perdonarmi. No, è vero. Non in queste condizioni. Domani. Domani andrò da lei e vedrai. Maria in fondo mi capisce. Tu sei più fortunato di me. Tu hai il mare. A te succede qualcosa, te ne vai. Metti il mare tra te e gli altri. Puoi salvarti. Io invece, in quell'ufficio. Ma già, per me è stato sempre lo stesso. A casa, a scuola, sotto le armi. E poi dicono che ho la mania di persecuzione. La verità è che sono troppo buono con Maria. Sì, con Maria. Le donne non bisogna mai pregarle troppo. Da domani anch'io. Dove le hai comprate quelle scarpe? Ad Algeri. C'è... Sì, ho capito. Fa passare. Prego. Buongiorno, Ronald. Sedete? Capisco perché mi guardate così, ma parliamoci subito chiaro. Non ho nessuna intenzione di perdere uno dei miei migliori ufficiali per un momento di nervi. Piuttosto parliamo di cose serie. Sedete? No, grazie. Ho una buona notizia da darvi. Ho riflettuto sulla vostra domanda di trasferimento. Cambierete imbarco e nello stesso tempo sarete promosso primo ufficiale. Decorrenza immediata. Che ne dite? Su quale nave imbarcherei? Altro viaggio magnifico. Australia, Mari del Sud, Hawaii. Ve lo invidio persino io. Un viaggio lungo, lunghissimo. E su quale nave? Sulla più gloriosa delle nostre navi, la Pilar. La Pilar, la più vecchia delle vostre carrette. Il posto che voi mi offrite è una retrocessione, non una promozione. Rifiutate? No, accetto. Sorpreso? Ma sì. Vi confesso che non mi aspettavo di vedervi prendere il largo così presto. Io mi aspetto invece che voi ve ne stiate alla larga, capito? Cioè? Passerò domani per la firma. Salve. Adesso non le fate far tardi per la strada. Il maestro Vallini l'aspetta. State tranquilla. Ma voi all'ufficio, adesso proprio non ci andate più. Ho chiesto un permesso. Uno solo. Vi vogliono bene. Già, a voi questo sembra inconcepibile. Solo a me. Che volete dire? Che c'è? Niente. Niente, eh? Fate presto voi a dire niente. Da quella maledetta serata della canzone mi guardate come un nemico. Sì, come un nemico. Sandro, mi avevi promesso che... Ma che promesso? Con un tipo simile sarà sempre peggio. Ma che me la volete far ammalare, questa povera figlia? Non vi accorgete che è solo per pietà, perché le manca il coraggio? Ebbene, ve lo dico io. Maria non vi vuole più, è finita. No. Non è vero. Dimmi che non è vero. Sì, lo so, è per la mia gelosia che... Cercherò di vincermi, perché ti voglio troppo bene. Dimmi che tutto è come prima. Sandro, non ricominciamo. Siete impazzito. Maria. Lasciami andare. Ti prego, sarò tardi. Maria. Sandro, non posso sposarti. So perché sei cambiata così. So a chi pensi. A nessuno. E anche se fossi. È
voi vi illudete che quel farabutto di Filippo Lanza la voglia sposare, Maria. Una madre che si comporta come voi, sapete che cos'è? Fuori! Fuori da questa casa! Non ci penso nemmeno a quell'uomo, non ci ho mai pensato! Mandalo via! E allora chi è? Te l'ho detto, nessuno. Nessuno, eh? Hai detto nessuno! Contenta che te ne sei liberata. Il momento di ripartire era giunto. Non temevo per Maria. Era donna da sapersi difendere da un uomo come Lanza o da qualsiasi altro. Il pericolo non era Lanza, ero io. È la madre. Crede che Filippo Lanza sposerà Maria. È lei che mi mette contro Maria. E tu riparti. Te ne vai proprio adesso. Vattene. Tu puoi salvarmi. Io? Sì. Parla tu con Maria. No. Per chi? Faglielo capire che se lei mi lascia io... Finiscila. Adesso devi andarci. Maria è alla radio. Vacci subito. Alla radio? Sì. Esce tra un'ora. Va bene. Grazie. Ci vado. Grazie. Mi dispiace. Allora voi ripartite? Sì. Cosa succederà? Oh, niente. Sandro si metterà l'anima in pace. Maria, già qui. Sei uscita più presto? Sì, mamma. Com'è andata? Bene, mamma, bene. Il tenente è stato così gentile, è venuto a salutarci. Parte. Allora è fatta. Stai proprio per diventare una diva. Eh già. Beh, grazie del caffè. Ma se non l'avete ancora bevuto? Già, sarà per quando ritorno. Addio. Che altro bel tipo. Ma già, non sarebbero fratelli. Sì, Walter, ne parleremo insieme stasera. Sandro capirà, dovrà capire. Abbiamo lottato, tu più di me. Dobbiamo dirgli tutto, altrimenti saremo tre infelici. Lo farò io stasera stesso. Ma tu calmati, non puoi continuare così. È da oggi che ne parliamo, abbiamo deciso, ora basta. Ce ne andremo via da Napoli, ho qualche cosa da parte. Cercherò un altro lavoro. Perché? Filippo Lanza ha capito di me e di te. Vuole imbarcarmi subito. In sostanza... È un ricatto. Vuole allontanarmi. E tu? Ho accettato. Perché questo metteva il mare tra me e te. Ma adesso... più che mai dovrò guardarmi da lui. Non ci sono solo le navi di Filippo Lanza. No, ma io lo conosco. Una sua parola e tutte le porte si chiuderanno. Ma tu ora non puoi lasciarmi. No, certo. Troverò un altro lavoro. Ma la tua carriera, tu sei innamorato del tuo mestiere. Prima di conoscerti,
Credevo che fosse l'unica cosa importante della mia vita. Ora ci sei tu e il resto non conta. No, non voglio costarti tanto. Un giorno potresti odiarmi. Mai. Freddo. Sediamoci. Nelle sere come questa, pensavo sempre a te, sul mare. Conosciamo da pochi giorni. È un anno che ci vogliamo bene. Ho paura. È stato tutto come una pazzia. Ho paura. Abbi fiducia in me. Sì, ma sento che accadrà qualcosa. Lo sento. Dio mio, perdonami. Ci perdonerà. No. 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 Ti prego. Accompagnami a casa. Che possiamo meritare il tuo perdono. Salvaci da questo rimorso. Anche se accadesse qualche cosa, se ci separassero, ogni anno torneremo qui a quest'ora. Ci torneremo insieme. Anche se andassi lontano, ti aspetterò sempre. Mi ritroverai qui, te lo giuro. Non ti lascerò mai. E se accadesse, se accadesse... Tornerò, te lo giuro. Sandro. Sandro.
Sandro. Dimmi, l'hai vista? Le hai parlato? Sì, l'ho veduta. Che cosa ti ha detto? Ascolta, Sandro. No. Voglio sapere che cosa ti ha detto. Ascoltami, io... Ti prego, sta calmo. No. Io devo dirti... Che cosa ti ha detto? Mi aspetta, eh? Parla! Mi aspetta! Cantieri Lanza, potrei parlare col signor Lanza, per favore? Sì, subito. La signorina Raneri. Grazie. Buongiorno, Maria. Ma sì, certamente. Quando crede? Beh, oggi è una giornataccia, riunioni, visita ai lavori. Potremmo fare stasera, alle 8, diciamo. Alle 8? Può venire qui, se crede. Va bene? Ecco, veramente, se lei potesse... Allora, deciso, alle 8. Come? Sì, indovino. Bene, parleremo di Walter e di altro. E adesso mi scusi perché qui un mucchio di gente... Grazie della telefonata, a stasera. Pronto. Pronto! Telefonavi. Non hai il coraggio di rispondere, eh? A Filippo Lanza. Sandro. Io non ci rinuncio a te. Tu mi hai detto di sì e devi sposarmi. Questa l'ho comprata per te. Non te ne scordare. Ma allora? Walter non ti ha detto nulla. Ma è il fischio di Walter. Quello che non ti ha saputo dire lui te lo dico io adesso. Ti credevamo una santa, invece non sei altro che una squadrina. Lasciami, lasciami. Se non posso averti io, non ti avrà nessuno, piuttosto vi ammazzo tutti e due. Lasciami. Andate, ma che altro volete fare? Maria. Povero figlio, ma l'avete proprio perduto. Perduto, eh? Ci provi ad andare da Lanza. Ci provi. No, Maria è uscita e Sandro gliel'ho detto, non si è visto. Maria, che Sandro era giù, mi aspettava. No, ti prego, Walter, lascialo. Sta tranquilla, ero venuto a cercarlo. Tu non uscire di casa per nessun motivo. Walter! (Susurra)
Robert. Devo andare. E se Sandro ti aspetta? Da stamattina. E poi non ho più paura. Dove vai? Ho un appuntamento. Con chi? Con Filippo Lanza. Con Filippo Lanza? Sì, e non chiedermi altro. Ma se vi vedono insieme la gente è così pettegola. Vado nel suo ufficio, non è un appuntamento sentimentale. E che cos'è allora? Te lo dirò dopo. Ciao. Maria. Sta tranquilla, tornerò presto. Non sono riuscito a trovarlo. A casa, in ufficio, niente. Era qui. Era qui. Nascosto. E adesso? E adesso? Ho paura, ha seguito Maria. Ma perché è uscita? Dove è andata? Avanti. Da Filippo Lanza, nel suo ufficio. Perché? Walter, ho paura, se vostro fratello. Walter! Maria. Che cosa vuoi? Adesso non puoi negarlo. Vai da lui. Sandro, per l'ultima volta. Dillo, voglio che tu me lo dica in faccia. Vai da lui. Sì, vado da Lanza. Perché ricatta Walter. Perché vuole licenziarlo. Costringerlo a partire. E io non voglio. E tu che c'entri? Farla. Non l'hai ancora capito. Mi ascolti. Sono Maria Ranelli, il signor Lanza mi aspetta. Sì, lo so, è in fondo, signorina. Ecco, attraversi quel capannone. Maria, apri! Maria, fammi aprire! Maria! No, Maria! Guai a te! Signor Lanza, la signorina è entrata. Ale, va incontro lei, va bene. Maria! Apritemi subito! Vi consiglio di andarvene, capito? Ruffiano! Presto, faccia presto! Siete così sconvolta. Non c'è ragione. Temete che voglia ubriacarvi, come fanno i seduttori nei film e nei romanzi. Vi prego, ditemi soltanto... Ci sarà tempo a parlare di Walter. Non avete ancora capito che farei qualunque cosa per voi. Cosa fate? Maria. Lasciatemi! Ma cara, è chiusa. Farò per te qualunque cosa. No. No.
Ecco, aiutami a evitare un guaio. C'è qui una ragazza, la fidanzata di mio fratello. Ah, ma allora quel giovanotto è già stato qui. È andato via. E la ragazza? Aspettatemi! Fermatevi, Ronchi! Aiuto! Aiuto! Lasciatemi! Lasciatemi! Maria! Maria! Rispondetemi, Maria! Maria Raneri, la cui bellezza ha provocato uno dei delitti più sensazionali avvenuti a Napoli, ha cercato di accusarsi del crimine per scagionare l'assassino fuggito,
Ma certo nessuno, e tantomeno in sede di processo la giuria, le crederà. La testimonianza del guardiano del cantiere è schiacciante. È proprio lei, Maria Raneri, aiutando Walter Ronchi a fuggire, ha confermato l'accusa. Avete un disco, troppo? Signori, prego, preparare i passaporti. Per voi l'orchestra Mari. Ha cantato Lina Dallas. Dov'è la sede della radio? A Rettifilo. Ascoltate ora un programma di musica leggera. Grazie. Finissimo non c'è via. Ragazzate! Siete asciutto pazzo! Ma come? Voi con questo traffico volete portare la macchina con una mano sola? E uno frena, guarda se c'è un posteggio, si ferma e gli girini accende. E cosa si fa? Ha domandato la luce! Scendi! Ma no, comandante! Scendi! Ma come chi le può guidare la macchina con una mano sola? È pericoloso! Avanti! Andiamo subito! Alhambra! Subito! Bomba! Tante 5 minuti la vita persa! I giorni! E guarda avanti, entri che non l'hai fatti tuoi, capito? Oh. Ah. Sì, capisco perfettamente. Ma le ripeto, non posso dirle che il nome. Ecco, dottore. Grazie, potete andare. Lina Dallas. Si tratta di un disco inciso alcuni anni fa. Può darsi benissimo che il vero nome fosse un altro, ma cosa vuole dopo tanto tempo? Se vuole lasciare l'indirizzo. No, non importa. Grazie. Buonasera. Maestro Vallini. Cosa fate qui a Napoli? Non sapete che voi... Ho bisogno di parlarvi subito. Venite. Sulla Napoli la vota era semplice e sincera, tutta gente sempre a lei. Ma sa, non serve la mamma. Il comandante, buonasera, signori. È venuto qui un giovanotto... Vestito così, alto, abbronzato. Io non so niente, non ho visto nessuno. Sì, è stato qui proprio adesso. Ehi, cameriere, avanti. Ne siete sicura? Ha pagato con questo? Birra di destra. Birra Löwenboy. Sì, subito, la prendo. Comandante, perché non ci fermiamo a bere una bella bottiglia di vino? Sapete dove è andato?
è andato via proprio adesso. Ha sentito per radio la voce di una donna. Gli ha fatto molto effetto. Allora ha telefonato alla radio e è andato via di corsa. Ha telefonato alla radio? Ah, sì, ve l'ho detto. Scusate, voi non siete napoletana, vero? No. E con questo? Oh, niente. Se veda. Grazie. Buonasera. Oh, sono passati degli anni. Ronchi, accettate un consiglio. Vi prego. Ah, dicono che io sia un pignolo, ma in questo caso... Cosa c'è? Ho qui un vecchio schedario. Eccolo qua. E forse... Labini, Daghi, Darlini... Ma... Allora? Ah no, questa era fuori posto. Eccola, Dallas. Dallas Lina, via del Vomero 42. Via del Vomero 42. Grazie, maestro. Grazie. Buona fortuna. Guardate, guardate che bella macchinetta, guardate. Oh, Wally! Venite qui! Non possiamo inseguirlo. Provochiamo uno scandalo. Siamo in paese straniero. Chi ha avuto, avuto. Ma allora... Tu sta zitto! Aspettatemi qui. Comandante, scusate, la macchinetta è a mia. Grazie. E allora perché chiedi fiammiferi a tutti? Perché se no si sciupa, si consuma. Scusate, è importante. Quel giovanotto... È un marinaio scappato dalla mia nave. Ha parlato con qualcuno qui. Sì. Con chi? Col maestro Vallini. Volete accompagnarmi, per favore? Accompagnalo, per piacere. Da questa parte, prego. Il maestro Vallini. E chi l'amico mio è? Tu non ti muovi di qui. Sì, è vero. Cercava l'indirizzo di una persona che un tempo lavorava qui alla radio. Ecco. Ma questa persona è scomparsa da anni. Non abbiamo saputo più nulla. E l'indirizzo? Lo ignoriamo. Non lo abbiamo più. Mi dispiace. Avanti. Permesso? Cosa c'è? Maestro, mi scusi, è una cosa urgente. Un fonogramma da Roma. La direzione generale comunica che dobbiamo effettuare una radiocronaca dal porto in occasione dell'arrivo della motonave Oceania. Buonasera. Della mia ricerca. Maria è qui. Fra poco saprò. Sarò un uomo felice. Oppure... Tu. Walter. Dov'è Maria? Ascolta, Walter. Dov'è? Parla. Prima devi sapere tutto. Vieni.
Mi aspettavi? Potrei raccontarti che stavo uscendo o che ho avuto un presentimento. Ma io non ti ho mai mentito. E non lo farò nemmeno adesso. Sì, ti aspettavo, sapevo che eri a Napoli. Carmela? Sì. Perché mi ha detto che non sapeva più niente di te e di Maria? Walter. Perché? Sarebbe stato meglio che tu non fossi tornato. Sì, meglio per te. Cosa vuoi dire? Maria, ci siamo sposati. No, non è vero. È vero. E adesso non mi ha aspettato. Anche allora dovevo sposarla io. Ma amava me. Lei ti crede morta. Non pensi che abbia sofferto abbastanza? Cercò persino di salvarti accusandosi del tuo delitto. Il mio delitto? Tu sei convinto che io... O tu? O Maria? E chi altro? C'è stato giorno in tutti questi anni in cui non abbia ripensato a quella sera. E allora? Tu seguivi Maria? Sì, e tentai di fermarla. Non volevo che andasse da Lanza. E lei che ti disse? Che voleva andarci, che non mi dava retta. Che ti disse di me? Niente. Te lo giuro, niente. Quando la vidi entrare, fu per me un tale colpo. Andai via come un pazzo, come un cieco, senza nemmeno voltarmi indietro. Dopo Maria mi ha detto. Che cosa? Tutto. Ma io le ho perdonato. E adesso lei è tranquilla, Walter. È serena. Che sei venuto a fare? A rovinare un'altra volta la sua vita e la mia? Guarda, pensa perfino per un momento che noi non ci siamo sposati. Che saresti venuto a offrirle? Di scappare con te? Con un uomo che ha 20 anni di galera sulle spalle? Walter, se le vuoi ancora bene... Vattene. E questa volta, per sempre. Voglio vederla. Vederla. Vederla per l'ultima volta. Senza che lei mi veda. Preferivo non dirtelo. Abbiamo un bambino. Walter, vattene. Sam! Sono qui, Maria. Che c'è? Niente, parlavo con un amico. Vengo subito.
Dove vai? Ah, già, la data fatale. Ancora quella stupida storia dell'appuntamento con un fantasma. Non è una stupida storia, è un giuramento. Walter non tornerà più, lo sai meglio di me. Ed io ti aspetto da anni, anche se... È inutile, Sandro. Io voglio sposarti. Non mi importa se non mi ami. Non devi continuare a lavorare tutto il giorno. Ti prego, rinuncia una volta per sempre a questa tua ridicola fissazione. Il bimbo l'ho mandato apposta da Carmela. Devo andare, Maria. Sandro. È un discorso che mi hai fatto troppe volte in questi anni. La risposta la sai già. Sei stato molto buono con me, mentre io non ti ho fatto che male. Sì, è molto. Ma io non accetterò mai niente da te. E a tuo figlio non ci pensi? Sì, ci penso. Ma tocca a me. E adesso lasciami andare. Lascia almeno che ti accompagni con la macchina. Lo sai che devo andarci da sola. Non ti disturberò, me ne starò lì vicino senza dirti niente. Perché ci tieni tanto ad accompagnarmi questa volta? Ma figurati. Va, va. Non ti trattengo. Tanto lo sai ormai che è inutile. Ti aspetto qui. Andremo con la macchina a riprendere il bambino da Carmela. Che ve ne facite? Quello anche se l'ho riacchiappato non c'ho più voglia di fare il militare. È così che la pensano al tuo paese? Comandiamo onestamente al paese mio, siamo tutti quanti generali. Buonasera, la signorina Lina Dallas. Qui non c'è nessuna signorina Dallas. Beh, Maria Raneri fa lo stesso. Che volete da lei? Scusate, voi siete suo marito? No, un parente, non c'è. Non cerchiamo lei, ma qualcuno che è scappato da una nave per rivederla. Un nostro compagno. Sapete chi è? L'avete visto? Sì, l'ho visto poco fa. E so chi è. Un assassino. Questo non ci riguarda. È un nostro compagno. E allora? Forse posso aiutarvi. E dov'è? C'è un posto dove lui andrà e io lo conosco. Voi sapete tutte cose, addossà, chi è, che fa, tenissimo pure il numero per tornare a lotta, niente, niente. Dov'è? Venite, ho la mia macchina qui. Paga il taxi. Parlerai, direi tutto. No, aiuto! Non ridare. No, non piangere. Sei cattivo, perché vuoi farle male? È il figlio di Maria, vero? Figlio di Maria. Come ti chiami? Walter. Walter. Il tuo papà dov'è? Lontano, è il marinaio. Me l'ha detto la mamma. Ma il mio bambino. Il mio bambino. E adesso parla.
dottor, per suo figlio, se io non merito questa felicità. Walter! Maria! Quello che volete. Ma chi vi ha detto che sarei venuto qui? Chi vi ha portato qui? Venite fuori. Venite qui, ho detto. E forza. Che vi è venuta a paralisi. Lasciatemi. Venite fuori, ho detto. Li ho condotti io qui. Volevi portarmela via ancora, vero? Ma non ci sei riuscito. Non ci riuscirai mai. È colpa tua se Walter ha ucciso Filippo Lanza. Ma io non l'ho ucciso. Mi sono accusato del delitto perché ho creduto che l'avesse ucciso Maria per difendersi. Non è vero. Non è vero. Sì, Maria. Non l'ho ucciso io Filippo Lanza. Io me ne andai perché credevo che fossi stata tu per salvarti. Ma finalmente adesso ho capito tutto. Sei tu l'assassino. Confessa. No, mai. Pigliato un bambino in braccio. Permettete che accendo io. Si può trovare un taxi? Dipende. Da che? Da quello che volete fare. Vado a cercare. La tua donna e tuo figlio. Noi ti aspetteremo a bordo. Mi fido di te. Grazie. Prima dell'alba sarò a bordo. Non c'è bisogno di avere tanta fretta. La nave salpa alle 8. Marshall. Basta che tu sia a bordo mezz'ora prima. Venite. E ci portiamo noi a casa.
quella macchina. Non può essere. Peppino. Sì. Sì, scendo io. Che ti ha detto Sandro? Di lasciarlo andare. Era disperato. Mamma, che è successo a quella macchina? Ci sono state vittime. Quello che guidava, un giovanotto, un certo Sandro Ronchi. Io l'ho visto, veniva giù come un matto. Fumato ubriaco. È morto. Lo hanno portato all'ospedale. Ma chissà se ci è arrivato vivo. Grazie. Ecco Peppino. Parla. Era proprio lui. Morto. Morto. Tough break. Il Montpellier è quello. Sì, è partito poco fa. Già, un bel gesto. Un bel gesto, eh? Può darsi. Ma vi siete messi nei guai. You're not kidding. Non vi riguarda. Quello che è successo stanotte l'avete sognato. Intesi? Ok. E adesso datemi una sigaretta. Un regalo di Peppino. Dice che me lo sono meritato. Oh.
Ehi, non vi ricordate? Me l'avete passata ieri sera. Tante grazie e buona fortuna.